Ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi un video haul di nuovo interamente dedicato a Tiger, perché se vi ricordate nell'altro video dove vi avevo mostrato delle cose bellissime che vi erano piaciute tanto anche a voi, mi ero dimenticata di c'ero rimasta male che non avevo preso più alcune cose. Ho detto non le troverò mai. Quindi, quando siamo stati in centro a Firenze, vi ho fatto vedere gli altri acquisti in un video, ve lo lascio qua da qualche parte, o comunque trovate il link qua sotto giù nell'info box se ve lo siete perso. Mi sono presa le cose che non avevo preso l'altra volta. È passato quasi 2 settimane, 10 giorni, non mi ricordo più, una mazza, e ora pesco dal cestello e vediamo cosa tiro su, che un altro po' è una sorpresa anche per me. Allora, come prima cosa, ok, ho pescato subito una cosa bellissima, scusate il rumore, ma ho tutte le cose là dentro, forse è meglio se recupero anche lo scontrino. Per 4 euro ho preso questa alzatina e penso di metterla in studio, parlo a pezzettini. E è un'alzatina tranquilla, insomma non è di quelle iper mega scicchettosissime, però per 4 euro secondo me è un prezzo di tutto rispetto, anche perché io non riesco a trovare queste cose carine così che hanno da Tiger in altri posti. Hanno delle cose veramente fatte bene e tanta scelta, anche per chi ha bambini, per i colori, per fare i pacchetti regalo, hanno delle cose stupende. Ho preso la più brutta di tutte, ok, l'alzatina è questa con questo uccellino qua sopra, non che mi faccia particolarmente impazzire, comunque c'è il cosino qua sopra, il volatile. Comunque l'alzatina è molto carina, vediamo un attimo che cosa ci metterò al suo interno, però per 4 euro l'ho voluta prendere. Poi qua ho vari pacchettini in questo modo, e dentro uno di questi c'è questo bel conigliettino che è proprio verde, verde acqua, questo è proprio un verde. Io ce l'ho rosa e c'era, l'ho preso nel nuovo Tiger che c'è all'inizio di, insomma, quando si all'inizio di via dei Ceretani, via Panzani, quella là, insomma. Tra l'altro suona questo coniglio, non sono pazza io, spero che l'abbiate sentito anche voi. È un portagioielli, un portaricchini, quello rosa me l'hanno regalato Elena. Oddio, un lapsus freudiano sul nome della sorella, perché non mi ricordo, insomma hanno un canale anche loro, perdonami tesoro, sono stanca e sfasata, me l'avevano regalato a Palermo. Vi lascio il link del canale di queste due ragazze dolcissime e bravissime, tra l'altro. Poi in un altro pacchettino, spacchetto insieme a voi, ok, dovrebbero essercene due di questi porta spezie, perché abbiamo preso delle spezzettine in anello, e se ne prendevate due li pagavate 50 centesimi l'uno. Sono fatti bene, è un vetro molto resistente, hanno il tappo in plastica, non vanno in lavastoviglie. Ecco qua il fratellino, e abbiamo preso l'Italian Barbecue e il BBQ and Grill. Grazie al suo delicato e inimitabile sapore affumicato, BBQ and Grill è l'ideale per la cottura alla griglia o ai ferri di carne, pesce e pollame. Paese di produzione Danimarca. Peso netto 80 grammi. Questo qua, ve l'ho detto quanto costava, 2 euro, come 2 euro questo qua, il barbecue italiano. C'è una grande varietà di spezie, e visto che già abbiamo vari altri vasettini occupati, ho pensato di mettere queste due, insomma di prendere dei contenitori giusto, insomma proprio lì dentro da Tiger. Poi qua so che cosa c'è, ho preso la sorellina, il fratellino insomma dell'altro contenitore che avevo preso col tappo di latta rosa, che mi sa che andrò a utilizzare per il sale fino e il sale grosso in cucina, e va da sé che forse ne prenderò un altro rosa in futuro se lo troverò, perché questi costano 2 euro ed è veramente una scemenza per dei... cioè
è giusto che costino così, però sono anche bellini, sono fatti bene, sono pratici e sinceramente con questi qua fanno anche molto arredamento, sono molto fini. C'era anche col rosso, vi ripeto. Poi vediamo se trovo qualcos'altro. Ho preso, ah ecco, altre due bustine simile a quella nera. Ne ho preso un'altra nera e una fucsia. Ho preso questa qua, la più grande di tutti, che è Organization uguale Liberation, che è troppo forte. Not really but dream on, nel senso che comunque non è realizzabile, però lo sogniamo, però insomma. Questa è bellina da morire, sono queste buste porta vestiti, porta scarpe, porta cose che fanno sempre comodo sia per la valigia che per una per la borsa di palestra, per la borsa di piscina o anche per contenere stesso il magari tutti i costumi che avete all'interno e poi ritirarli fuori anno nuovo, così almeno rimangono al sicuro, comunque in una busta carina che è pratica da prendere e da togliere, giusto per darvi qualche idea. E questi costavano 2 euro. E poi ho preso questo qua con tutta questa bella frasettina: for things or stuff, or pieces and pairs, bits and bobs, odds and sods, this and that, or simply some pairs of socks. Ok, sciogli lingua fatto, questa bustina come potete vedere è molto più piccolina, così me le sono prese tutte e tre e adesso sono proprio contenta con le mie bustine. E ringrazio Betta, che è carinissima, sotto al suo video le avevo scritto che non avrei mai trovato nulla di quello che cercavo, invece l'ho trovato e comunque lei si era offerta di prendermi le cose dalla Germania e spedirmele. Quindi Betta tesoro, se vedi il video, grazie ancora di cuore e per fortuna insomma non c'è stato bisogno del tuo aiuto, comunque ti ringrazio tanto. Poi ho preso degli adesivi scemi, che 1 euro tutti e due, che mi piacciono insomma per decorare i pacchettini, i bigliettini, l'agenda eccetera eccetera, costano una scemenza, sono molto carini e ci sono di vari disegni. E poi ho preso degli stampini sempre per lo stesso motivo, stampini, sono dei timbri, farfallina, uccellino e apina. Sì, sono molto da bambini, però sempre per lo stesso motivo, insomma sono carini per decorare. Poi ho preso lo snack box da 2 euro con il motivo delle fragole. Praticamente sono queste vaschettine di cartone a base bianca con tutte le fragoline. C'era anche più grande, io l'ho preso questo qua più piccolino. Tra l'altro vanno anche in forno a 200 grammi. Sì, grammi, a 200 gradi, e lo potete mettere in forno a 200 gradi, per questo mi è venuto in mente i gradi. Potete fare tipo dei mini plum cake, cosa che io voglio provare a fare, cioè mini plum cake, dei plum cake medi. E poi infine, ah ecco, lo cercavo perché dicevo, ma ho preso un portapennelli che in teoria era pensato come portapennelli proprio pennelli per dipingere, ma io data la struttura della confezione, vedete come è fatto questo barattolo, sembra tutto accartocciato, stropicciato, sta di usato, di vecchio. Ecco, questo sarà il mio nuovo contenitore per i pennelli sporchi, che io ogni volta non so dove cacciarmeli. Quindi ho trovato questo qua, portapennelli, il coniglio costava 2 euro, portapennelli basso 3 euro, quindi per 3 euro va benissimo. C'ho anche i piedini gommati sotto in questa maniera, insomma così almeno i pennelli che appoggiavo sempre sulla scrivania sporchi così e creavo un caos, almeno li metterò qua dentro. È abbastanza grande, insomma c'entra la mano, e fu così che rimasi con la mano dentro al vasetto. E niente ragazzi, questi sono stati tutti i miei acquisti. Vi dico che mi sono trattenuta, nel senso che comunque avremmo trovato anche altre cose sia utili che sfiziose da prendere, solo che eravamo col motore, o comunque quando siamo, cioè non avendo Tiger nella mia città ed essendo molto scomodo andare in centro a Firenze con la macchina, diventa veramente un problema prendere più di un tot di cose, perché se siete col treno e magari ci andate alla fine potete fare anche questo sforzo, però veramente iniziavano ad essere cose veramente, 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 quante volte ho detto veramente, molto voluminose.
E niente, questi sono stati tutti i miei acquisti, spero di avervi dato qualche spunto interessante anche per i vostri acquisti futuri o come riutilizzare cose che già avete in casa, magari simili a quelle che ho preso io. Grazie per aver visto il video, vi mando un bacio grande, ciao e al prossimo video!